Signor Primo Ministro, quando era giovane, lei aveva una grande ammirazione per Giovanna d'Arco, perché, come ha scritto suo padre, aveva saputo impugnare le armi e combattere contro gli inglesi. 30 anni fa l'India era ancora sotto il dominio inglese. Oggi, dopo tanto tempo, ammira ancora Giovanna d'Arco? Well, I don't really have any heroes and heroines in that sense of the word. Veramente adesso non ci sono per me né eroi né eroine. Sì, è vero. Ammiravo Giovanna d'Arco. La sua lotta mi sembrava importante, vista soprattutto la situazione indiana. Ma riflettendo, anche adesso mi sembra che la storia di Giovanna d'Arco sia sempre molto attuale. Voglio dire, con tutti gli attacchi contro di me, dopo tutto quello che ho fatto per l'India. Già da bambina ammiravo soprattutto quanti avevano lottato per la libertà del proprio paese, perché l'atmosfera dell'India era permeata di questo spirito. Personaggi come Garibaldi, insomma, tutti coloro che in qualche modo si sono battuti per la libertà. L'essere donna costituisce un ostacolo per la sua attività di primo ministro? No, non credo. Forse eccetto per una sola cosa, che comunque non so se dipende dal fatto che sono donna o dal mio carattere. Credo che ognuno di noi abbia qualcosa di maschile e di femminile. Io penso che forse la situazione attuale in India si sia creata perché io ero troppo mite. Non ho nulla contro la critica e l'opposizione, ma quando certa gente comincia a mentire, cerca di falsificare non solo l'immagine di una persona, la mia in questo caso, ma anche l'immagine di un intero paese, riflettendosi sull'unità stessa del paese, beh, ecco, se io non avessi tollerato tutto questo, forse ora non avrei dovuto adottare misure così drastiche. Indira Gandhi, 57 anni, da 9 a capo del governo del paese più difficile del mondo. L'India, 600 milioni di abitanti, 14 milioni di bambini in più ogni anno. Un paese scosso da flagelli annuali. Un caleidoscopio di razze, religioni, partiti. 42 caste principali, 14 lingue ufficiali, centinaia di dialetti. 600.000 villaggi sparsi su un territorio enorme. Da 4 mesi e mezzo, dalla notte fra il 25 e il 26 giugno scorso, Indira governa con un regime di stato di emergenza. Sono state sospese alcune libertà civili. La stampa è sottoposta a censura. Centinaia di esponenti dell'opposizione sono imprigionati. Indira Gandhi sostiene di aver assunto i pieni poteri per sventare un complotto reazionario. Gli avversari parlano di dittatura. Resta la straordinaria vicenda di una donna con compiti in mani, con decisioni difficilissime, corteggiata od ostacolata dalle superpotenze, osannata e criticata all'interno del suo paese. Indira Gandhi adesso è nell'occhio del ciclone. Coraggiosa o arrogante, sconfitta o vincitrice, si è detto che nella notte del 25 giugno Indira ha dato un colpo mortale alla più grande democrazia nel secondo paese del mondo come popolazione. Un atto di forza o un atto di debolezza?